siamo qui con Stefano Campus, presidente dell'Omnium Culturale di Verghi. Sabato c'è stata una grande manifestazione in piazza del municipio, una manifestazione di solidarietà verso il popolo catalano. Certo. Buongiorno, intanto bisogna fare una premessa, perché un'associazione culturale come Omnium Cultural partecipa e aderisce a queste iniziative, a queste manifestazioni. Nasce oltre 50 anni fa in Catalogna, durante la repressione franchista, grazie a questo lavoro costante in oltre 50 anni di attività, ha fatto in modo che la lingua catalana e la cultura catalana rimanesse viva e non solo rivitalizzasse, e oggi è sotto gli occhi di tutti quanto la lingua catalana sia diffusa all'interno delle istituzioni e all'interno della società. Quindi significa che l'uso sociale di una lingua, può essere quella catalana ma qualsiasi, ha un'importanza fondamentale all'interno di una comunità. Quindi per noi salvare la lingua significa salvare la nostra identità, la nostra storia, ma anche, se è possibile, anche il futuro delle generazioni che devono mantenere questa nostra cultura e lingua. Quindi un significato sociale e politico in senso lato. Ecco perché un'associazione come la nostra ha aderito, ma ci sono anche altre motivazioni. Omnium Cultural si è visto in questi giorni arrestare il proprio presidente, Jordi Cuixart, solo perché, non perché ha rubato, perché ha fatto qualche delitto, ha commesso qualche delitto, solo perché ha invitato i soci di Omnium, ma tutta la società, il popolo catalano, ad andare a votare, a respingere le azioni di violenza, e lo ha fatto, come abbiamo visto tutti, in maniera pacifica, in maniera assolutamente inerme, come è avvenuto durante la votazione del primo giorno. Quindi, tornando a noi, perché abbiamo aderito insieme alle altre associazioni, insieme agli altri gruppi politici sabato? Intanto per dire no alla repressione. La repressione che c'è stata, come dicevo, il primo di ottobre durante il referendum, una violenza inaudita e anche ingiustificata. Non capiamo perché uno Stato che si dice democratico come quello spagnolo non lasci votare, non lasci esprimere liberamente un popolo, perché non si tratta di quattro facinorosi indipendentisti, ricordiamolo, è un popolo che chiede questo, è un popolo che ha chiesto il referendum, è un popolo che chiede la propria autodeterminazione. Quindi non capiamo questa violenza di uno Stato cosiddetto democratico, e per questo motivo siamo scesi in piazza per dire no alla violenza in questa situazione del popolo catalano, ma no alla violenza contro tutti i popoli che vogliono affermare la propria autodeterminazione, e no alla carcerazione di persone che, solo perché hanno invitato il popolo ad andare a votare, sono state arrestate. Questo non lo capiamo, lo abbiamo visto solo durante le dittature come quella franchista. Non capiamo come mai un popolo, uno Stato democratico come la Spagna, porti avanti questa iniziativa. Sabato è stata una grande manifestazione, come ho detto hanno aderito varie entità, sono arrivati da Cagliari al centro della Sardegna, a Sassari e a Ghedo naturalmente, hanno aderito gruppi politici, associazioni, individui, semplici cittadini, semplicemente per dire no alla violenza. Non abbiamo portato avanti un'azione a favore o contro l'indipendenza, questo sta nella coscienza di ognuno, nella propria formazione sociale e politica. Noi diciamo no alla violenza e sì alla democrazia, alla libertà di utilizzo degli strumenti democratici come referendum. Guardando oltre male, cosa vorrebbe dire per Alghero a livello politico, economico e culturale una Catalogna indipendente? Intanto parliamo di una Catalogna indipendente, uno nuovo Stato libero, un nuovo Stato che sta all'interno dell'Europa, uno Stato che ha la propria economia, che ha le proprie istituzioni culturali, sociali, politiche, e sono una ricchezza culturale, soprattutto per la nostra città. I legami sono già forti, aumenterebbero, si incrementerebbero i legami culturali in questo caso, ma io direi anche economici, per gli scambi economici. Quindi diciamo che avere uno Stato come la Catalogna all'interno dell'Europa significa per noi che a livello giuridico abbiamo lo Stato italiano che ci rappresenta la comunità europea, a livello culturale e sociale avremo un altro Stato che sarebbe quello catalano, che ci rappresenterebbe e ci rafforzerebbe innanzitutto dal punto di vista linguistico e culturale, dopodiché se ci sono i presupposti anche economici, gli scambi commerciali tra le aziende della Sardegna e quelle catalane.